Ginevra Lamborghini ancora al centro della settima edizione del Grande Fratello VIP. Nonostante la squalifica per il caso Marco Bellavia, l'ereditiera continua ad essere protagonista del reality show di Canale 5. È presente in studio, in prima fila tra l'altro, in ogni puntata del programma ed è già rientrata più volte nella casa più spiata d'Italia per dei confronti con gli altri GFini. A far chiacchierare è da tempo il suo rapporto con Antonino Spinalbese. Un'amicizia speciale che non è mai sfociata in qualcosa di più a causa della squalifica di Ginevra Lamborghini. Nonostante i fan gin tonic, però, la sorella di Elettra ha chiarito che con l'ex fidanzato di Belen Rodriguez non si spingerà mai oltre. La trentenne lo ha chiaramente affermato nell'ultima intervista radiofonica rilasciata a Giada Di Miceli. Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione. Non mi presto a certe cose. Non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera. Sempre nel programma non succederà più. In onda su Radio Radio, Ginevra Lamborghini ha rimarcato che vede Antonino Spinalbese molto confuso e pertanto gli ha consigliato di lavorare su se stesso prima di uscire con qualsiasi donna. Non è mancato un riferimento a Elettra Lamborghini. A quanto pare le due sorelle si sono riviste. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha infatti rivelato: è un po' presto per parlarne, ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C'è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste. È stata una cosa veloce. Thank you.